Un altro duro colpo inflitto all'Andrangheta. Sequestrati a San Luca e nei comuni vicini beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro. Sono 13 le persone colpite dal provvedimento facenti parte delle cosche Nirta Strangio e Pelle Vottari. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del ROS e del comando di Reggio Calabria. Messi sotto sequestro molti fabbricati abusivi e ville con bunker. A Giovanni Manglaviti è stato sequestrato un immobile abusivo ad Ardore. A Sebastiano Pelle un palazzo di tre piani a Bovalino. A Leo Morabito un altro fabbricato abusivo a tre piani ad Africo. A Paolo Nirta Strangio un'abitazione abusiva con un bunker annesso a San Luca. Moltissimi gli appezzamenti agricoli, i terreni, gli uliveti, gli agrumeti posti sotto sequestro e quote di imprese in vari settori economici sono state sequestrate ad Antonio Ietto. I componenti dei due gruppi criminali di San Luca avevano a disposizione inoltre decine e decine di automobili di grossa cilindrata.